Ciao ragazzi, avete fatto qualche altra domanda nel topic che riguardava la frequenza dei rapporti sessuali nella coppia, la masturbazione, la stanchezza che ne deriva e il consumo, o la perdita di testosterone in base alle nostre attività quotidiane. Quindi eccomi per rispondere alle vostre domande nei post successivi. Allora, la prima domanda è di, il primo post è di Tricker o Triker. Ragazzi, firmatevi col vostro vero nome, dai, non fa niente. La vostra privacy io non credo possa risentirne più di tanto se firmerete qualche post col vostro vero nome. A meno che voi non abbiate un nome veramente, veramente strano e particolare, tipo che so, Mario. No, dai, è una questione di empatia e di simpatia. Voi sapete come ci chiamiamo noi, avete accesso persino ai nostri profili Facebook. E a noi fa piacere semplicemente sapere a chi stiamo rispondendo, con chi stiamo parlando, seppur virtualmente. Dunque, ciao Taurus, grazie della risposta. Prego. Non vorrei creare Civil War, ma gli assunti, tra virgolette, erano presi da interventi di Aivia. Ma va benissimo, solo che gli interventi di Aivia, come anche gli interventi miei o di Antonio o di Zema, non costituiscono degli assunti, cioè comunque non sono teorie o pratiche o strategie ufficiali di Italian Seduction, tutto lì. Cioè, sicuramente leggendo i nostri post di quelli che fanno parte del cartello italiano della seduzione hai dei vantaggi perché noi su Italian Seduction abbiamo delle attività commerciali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo dei training, dei corsi, dei percorsi formativi e quindi ci sono delle persone che anzitutto ci scelgono con i loro euro per formarsi con noi e diventare nostri studenti o nel caso di qualcuno adepti e va benissimo qui per questo punto per quanto riguarda questo punto uno potrebbe dire vabbè ma siete bravi a vendere questo non vuol dire nulla ok. Però noi di Italian Seduction abbiamo un parametro che si chiama LTV, Lifetime Value, molto alto. Significa che le persone continuano a formarsi da noi, quindi non solo acquistano un prodotto o un corso, ma vanno avanti e continuano a seguirci negli anni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la formazione che diamo è molto pratica, molto precisa e porta a dei risultati concreti. E quindi le persone ottenuti questi risultati continuano a seguirci perché ovviamente non si smette mai di imparare. E perché io parlo di risultati? Perché ci sono i feedback. Uno potrebbe dire, vabbè, ma che ne sai se ti seguono perché hanno risultati? E ci sono i feedback. E questi feedback li potete leggere, li potete vedere perché alcuni sono anche a video. E quindi avendo ottenuto dei risultati tangibili, misurabili, risultati reali, le persone continuano a seguirci. Quindi leggendo i nostri post, anche se gratuiti, comunque c'è il vantaggio di sapere che stai leggendo post di persone che non solo hanno ottenuto dei risultati a livello personale, il che va benissimo e chiunque su Yes può ottenerli, anzi siamo qui tutti appunto per questo, per ottenere dei risultati a livello personale. Ma leggendo i nostri post, senza troppa falsa modestia, possiamo dire che leggete post di persone che hanno anche fatto ottenere dei risultati ai propri studenti o adepti, che dir si voglia. Ok? Quindi non solo abbiamo dei risultati a livello personale, ma abbiamo anche fatto ottenere dei risultati reali ad altre persone che hanno seguito i nostri percorsi. Quindi questo è un vantaggio, ma questo comunque non costituisce, i nostri post non costituiscono degli assunti, quindi a prescindere da chi siamo noi, comunque tutte le informazioni vanno verificate. E viste nel contesto, perché anche noi qualche volta, anche durante i corsi, per semplificare, per non star lì a dire
che il testosterone, per esempio, cioè con l'eiaculazione non si perde testosterone, tutto quello che ho spiegato nel primo video, noi diciamo alle persone di non masturbarsi per non perdere energia, ok? Per avere il testosterone, per aumentare il testosterone. E non stiamo a spiegare tutto quello che c'è dietro, ok? Quindi uno potrebbe dire, ah, se mi masturbo quindi perdo testosterone. Per semplicità non stiamo a spiegare tutto quello che c'è dietro. Cioè, se uno pensa, ok, non mi devo masturbare perché sennò perdo testosterone, quindi masturbandomi perdo testosterone perché Taurus ha detto così. E no, però non è così. Ok? Quindi, dunque, passiamo alle domande. La prima domanda dice, ok, la masturbazione scarica di testosterone mentre il sesso ha un rapporto positivo fra il testosterone scaricato e prodotto. E questa frase dice che l'ho smentita a metà, dicendo che comunque vi è una perdita di testosterone, ma in quantità trascurabili. Allora, tecnicamente sì, è così. Ma a livello pratico per me non vale niente questa cosa, nel senso che qui chiedi se il testosterone c'è anche nel sudore. Sì, c'è anche nel sudore, quindi se tu fai una maratona, corri per 3 ore e mezza, 4 ore e poi dopo la maratona ovviamente non hai voglia di trombare, che cosa vuol dire? Vuol dire che hai perso troppo testosterone con il sudore? No, vuol dire che ti sono saliti o diminuiti altri ormoni, per esempio ti è salito il cortisolo. Quindi non hai voglia, cioè dire che non hai voglia di trombare perché hai perso troppo testosterone con il sudore, per me è una bestemmia, anche se tecnicamente è vero. Ok, poi c'è la domanda su come facciamo a capire, a distinguere il sesso dalla masturbazione. Quali sono gli stimoli che ci aiutano a fare questa distinzione? E dice dalla serie, l'olfatto influisce molto ma non è tutto. Sì, ma io non sono d'accordo nemmeno con questo, nel senso che io non so se l'olfatto sia molto o poco, se influisce molto o poco, perché non credo ci siano esperimenti di questo genere in merito a questa domanda. E facciamo un semplice esperimento, prendiamo un ragazzo etero con un profilo ormonale buono, quantomeno nella norma, e lo portiamo in un night, di quelli buoni, magari non di quelli italiani che sono scadenti e squallidi, lo portiamo in un night di quelli dell'est Europa, o meglio ancora in un FKK tedesco o austriaco, ok? Tipo il Babylon, e gli mettiamo davanti una bella topa, proprio di quelle spaziali, nuda. Gli tappiamo, anzi prima gli tappiamo il naso, e per fare l'esperimento perfetto, un esperimento perfetto, bisognerebbe tappargli il naso e la bocca, però dopo ci muore lì davanti, quindi per soffocamento, quindi vabbè, tappiamogli solo il naso, perché sennò l'esperimento fallisce. Gli tappiamo il naso e senza quindi uno stimolo olfattivo, o quantomeno con uno stimolo olfattivo trascurabile, è con questa ragazza che lui la può vedere, lei lo può toccare, lei può parlare con lui, e io credo che lui, pur non avendo stimoli olfattivi, avrà una bella reazione. Se poi gli tappiamo, per esempio, anche gli chiudiamo gli occhi o gli tappiamo le orecchie, che succede? Avrà comunque una reazione? Se lei lo può toccare? Secondo me sì. Se invece gli tappiamo le orecchie e la mettiamo semplicemente lì davanti a distanza, in modo che lui possa solo vederla, avrà comunque una reazione? Eh sì. Quindi dire quanto effettivamente influisce l'olfatto, io non lo saprei dire. Poi la prossima domanda. Il nostro corpo come si accorge che abbiamo rapporti con una nuova? Tramite i feromoni? Ma no, a parte i rapporti, cioè se tu sei in spiaggia, per esempio, con la tua ragazza e di fianco a qualche metro di distanza c'è un'altra bella figa, un'altra bella ragazza che è veramente di quelle che piacciono proprio a te, il tuo tipo, tu ti accorgi che è una nuova?
tu non puoi sentire i suoi feromoni, però in qualche modo ti accorgi che è una nuova e insomma, quantomeno la guardi perché dici, cazzo, questa è proprio figa. Anche semplicemente a vista. Poi, quindi dici, mi pare di capire che siano sensibili soprattutto alle novità che corrispondono a stimoli multisensoriali, oltre che psicologici. Esattamente, stimoli multisensoriali. Poi andiamo avanti. Una domanda di Decathlon, scusa ma... Cioè ragazzi, firmatevi col vostro vero nome che evitiamo. Ciao Taurus, video molto interessante. Mi è piaciuto molto il discorso della serotonina prodotta durante la relazione. Avrei una domanda. Vedere materiale pornografico o comunque donne nude comporta eccitazione. Si può dire che sveglia e rende più reattivi. Dunque, cosa ne pensi del fatto di vedere tale materiale nudo pornografico per caricarsi senza concludere con la masturbazione prima di un appuntamento o anche solo per svegliarsi in attività, esempio sport? Guarda, caro Decathlon, qui ci sono due tipi di risposte, ci sono due risposte possibili. Siccome la questione è molto soggettiva, c'è qualcuno che potrebbe dirti, ah, io mi gaso da matti guardando un porno prima di mandare ad un appuntamento, e c'è qualcuno che potrebbe dirti, ah, io dopo non riesco a concludere, nel senso, cioè, l'appuntamento lo mando a puttane. E poi devo andare a puttane perché come va l'appuntamento così poi vado anch'io. Quindi perché succede questo? Perché la pornografia di base le aree del cervello che rispondono alla pornografia sono completamente diverse rispetto a quelle che rispondono a un rapporto reale con le ragazze. Quindi quando tu guardi un film porno, cioè la pornografia ti porta in una realtà completamente parallela, okay, rispetto alla realtà di tutti i giorni, alla realtà vera con le ragazze vere. Non so se vi ricordate, c'era mi sembra una puntata di Friends in cui uno dei protagonisti ha visto tipo, i film porno, mi ricordo, mi sembra per una settimana perché ha avuto accesso a un canale di quelli che si possono vedere solo via cavo, gratis. Quindi è stato lì una settimana a vedere film porno e dopo è andato al supermercato e diceva al suo amico: ah, sono andato al supermercato, mi è successa una cosa stranissima, tipo che la cassiera, quando sono andato alla cassa, la cassiera non mi ha saltato addosso. Cioè mi si è capovolto il mondo, incredibile, come sia possibile questo? Perché la pornografia ti porta in un mondo completamente parallelo e soprattutto ti fa saltare quella che è una fase molto importante nella nostra società, che è la comunicazione, che è il dialogo. Perché nella pornografia di solito non c'è il dialogo, no? Cioè, l'uomo e la donna si sono incontrati e subito hanno trombato. Invece nella vita reale, fra l'incontrarsi e trombare, di solito c'è un po' di dialogo. E col porno ti porta ad avere una specie di atrofizzazione di questa fase, di questa abilità sociale e anche una specie di allergia a questa fase, perché uno dice ma perché deve essere così difficile? Cioè io voglio trombare, quindi dammela qui e basta. Quindi qualcuno riesce a sfruttarlo a proprio favore, quindi arriva all'appuntamento arrapato e quindi con questa, cioè questo gli dà più grinta, più voglia di fare, più energie per dire aspetta un attimo, andiamo a casa mia, ok? Ti do da mangiare io piuttosto che andare al ristorante o a prendere un caffè al bar. Mentre qualcun altro invece di sfruttare questa situazione per avere più grinta, invece diventa più, come posso dire, le ragazze definiscono poi questo genere di uomini più strani. Come inquietanti, strani, quello è un tipo strano, cioè proprio da brividi, no? Perché proprio non riescono a entrare in empatia con la ragazza, non riescono a connettersi con la donna, a livello emotivo, e perché pensano già alla conclusione e ignorano completamente quello che sta succedendo a livello sociale, quindi a livello di dialogo con la donna, fra
fra voi due, fra loro due. Quindi io consiglio o non consiglio guardare porno prima di un appuntamento? Dipende che tipo sei. Io ti consiglio di sperimentare, ma in genere, il mio consiglio è questo. Alla pornografia dovrebbero avere accesso soltanto persone che hanno una vita sessuale più che soddisfacente. Mentre uno che non tromba, uno che non ha una vita sessuale soddisfacente, non dovrebbe avere accesso alla pornografia, proprio a nessun tipo di pornografia. E dovrebbe prima iniziare a trombare e poi come bonus potrebbe avere accesso alla pornografia. Purtroppo nella vita reale, nel mondo nostro di oggi, accade il contrario. Chi tromba di solito non la guarda, chi invece non tromba da giorni, settimane, mesi, anni, non fa altro che guardare film porno. Quindi succede esattamente il contrario di quello che dovrebbe, con le relative conseguenze che non sono del tutto e sempre positive, anzi, tutt'altro. Poi passiamo alle domande di Michele P95. Dice che con le tante seghe aumentano gli estrogeni in corpo con vari effetti deleteri. Allora, ragazzi, io dico che bisogna ascoltare bene o leggere bene quando abbiamo un testo davanti, perché le parole, le frasi hanno un significato sempre ben preciso. Io non ho mai detto che le seghe aumentano gli estrogeni in corpo. Io ho detto che le seghe aumentano i recettori degli estrogeni, diminuiscono i recettori degli androgeni, con effetti deleteri anche sulla dopamina, il che è completamente diverso dal dire aumentano gli estrogeni. E adesso Michele P potrebbe dire, vabbè, ma chi se ne frega, insomma, hai capito il concetto? No, perché quello che hai scritto è una cosa completamente diversa rispetto a quella che ho detto io, ok? Quindi, ma se mi segassi senza sosta, otterrei anche benefici sulla capigliatura? Ma sei serio? Cioè, ok, che gli estrogeni di solito sono un fattore positivo per la matrice capellifera, però, ragazzi, cioè, farsi le seghe per avere un effetto positivo sulla capigliatura, ma stiamo scherzando, cioè, sei disposto ad avere tutti quegli effetti deleteri che hai descritto prima, anche tu, calo di ambizione, calo di desiderio sessuale, eccetera. Per avere che cosa? Per avere effetti benefici sulla capigliatura. Ma a parte che è una questione genetica, quindi non è che se hai meno androgeni nel corpo per forza avrai effetti positivi, e non è che se hai più estrogeni per forza avrai degli effetti positivi. Ma cioè, la sola domanda di avere effetti positivi sulla capigliatura per... Ragazzi, è una questione genetica. Io, per esempio, vedete, io quando per scrivere il libro sul testosterone faccio diversi esperimenti e ho fatto diversi esperimenti sugli androgeni, sul testosterone esogeno. E nonostante abbia testato le quantità più disparate veramente di sostanze di testosterone esogeno, guardate, cioè, io è qualche giorno che non mi taglio i capelli, che non mi raso, eppure, cioè, già sono, non ce la faccio più, sinceramente. Io non ho avuto nessun effetto negativo da quel punto di vista. A me, e dico purtroppo, i capelli non sono caduti. Evidentemente io a livello genetico non sono predisposto. Se sei predisposto, cazzo, tagliateli e basta. E qualcuno dice, vabbè, ma dopo dipende dalla forma del cranio, se stai bene, se non stai bene. Allora, io me li taglio da quando avevo 16 anni. A 16 anni ho iniziato a rasarmi con la lametta. E adesso, appena me le faccio, adesso vedi, sono 4-5 giorni che non me li taglio, ormai tutti quanti mi dicono, ah no, ma stavi meglio senza. È una questione di abitudine. Cioè, alcuni tuttora mi rompono i coglioni per la barba, ma andate a fanculo. Io faccio del mio corpo quello che voglio, quindi se voglio mi raso, se voglio porto la barba. E tu,
se hai problemi con i capelli, rasati, manda a fanculo tutti, anche se ti dicono che all'inizio, ah no, stavi meglio con i capelli, va a fanculo e fattene una ragione, ok? Io no, sinceramente non capisco tutti quegli uomini che fanno salti mortali, compreso il Mr. B, compreso Silvio, che fanno salti mortali per riavere i capelli, ma chi se ne frega, cioè, la cosa importante in un uomo non sono i capelli folti, ma il cazzo duro, ok? Inoltre, dice Michele P95, per quanto riguarda il fatto che con il porno si tratta di donne sempre diverse, quindi la prolattina si abbassa più velocemente, se mi segassi sempre sullo stesso video, cosa succederebbe? Prova e vedrai, scusa, ma cioè veramente. Prova e vedrai. Anche se a livello teorico dovresti stancarti. Dopo un po', almeno lo spero. Vabbè. Poi, terza domanda. Quando poi parli delle lacrime che abbassano il testosterone attraverso l'olfatto, come mai molti sono eccitati dalle donne che piangono? Anche se probabilmente gli sensi coinvolti sono altri in questo caso. Sì, sono altri. Così come qualcuno è eccitato dalle MILF, qualcuno è eccitato dai piedi, a me per esempio i piedi non dicono un cazzo. Un mio amico, quando eravamo in California, ha raccolto una valigia intera di scarpe per la sua fidanzata perché c'ha questo feticcio. Quindi, insomma, le lacrime in quel senso non c'entrano niente con il testosterone. Anche se per quanto mi riguarda, se quelle lacrime sono vere, stiamo parlando di gente malata. Ok, quindi se c'è una donna che piange veramente perché ha paura, ha il dolore, eccetera, stiamo parlando di gente malata di mente. Quindi, Michele P, lascia che te lo dica. Ho letto tre delle tue domande, sei un tipo strano. Poi, Nakama. Nakama è il nick della persona che ha fatto il post. Ciao Anton, grazie per il video, l'ho trovato decisamente interessante. Visto che siamo in tema, voglio farti una domanda. Che cosa succede nel nostro corpo se tramite accorgimenti, scusate ragazzi, sono miope, se tramite accorgimenti vari, come ad esempio tecniche tantriche, prolunghiamo il rapporto sessuale e la masturbazione di molto, oltre alla loro normale durata? È giusto una curiosità, ma ho questo nodo irrisolto da quando un ragazzo che conosco mi ha raccontato di aver fatto un corso sul sesso tantrico. A detta sua, è in grado di andare avanti per ore senza venire. Roba da guri, insomma. Io non mi considero per esempio un guru del sesso, però capita che mi va di farlo per più tempo, per ore e ore. Quindi non mi va di venire, lo faccio per 5-6 ore senza problemi, ovviamente con le dovute pause per il caffè e la merenda, eccetera, eccetera. Senza problemi. La scienza ufficiale dice che non venire per lunghi periodi, non stiamo parlando di sesso per ore e ore, ma non venire per periodi lunghi, stiamo parlando di giornate, giorni, giorni e settimane e settimane. Non è positivo perché fai irritare, fai infiammare la prostata, soprattutto se hai degli stimoli sessuali e poi invece non c'è, non si conclude questo, l'eccitazione non si conclude con l'eiaculazione. Tuttavia, dall'altra parte, io ho conosciuto un po' di persone che praticano il sesso tantrico e altre pratiche orientali e non vengono ormai, cioè non eiacolano ormai da anni, sono riusciti a separare quello che è l'orgasmo dall'eiaculazione e di conseguenza teoricamente dovrebbero avere dei gravi problemi, invece non hanno nessun problema. Una di queste persone in particolare gli è stato diagnosticato cancro alla prostata in una fase iniziale. Lui invece di ascoltare i medici è andato in Tibet, in Cina, non mi ricordo, insomma, in un paese orientale, e lì c'è stato per 5 anni, dedicandosi completamente a queste pratiche spirituali e fisiche.
Beh, quando l'ho visto io, dopo 5 anni, lui non aveva più niente, cioè almeno io le cartelle cliniche non le ho viste, però ha detto che ha rifatto i controlli e non aveva più niente, anche se a detta dei medici, sarebbe già dovuto essere morto, per cui insomma, i casi sono diversi, non tutto è spiegato dalla scienza, tradizionale. Secondo me non tutto è capito ancora dalla scienza tradizionale, anzi, per quanto mi riguarda, in alcuni campi la scienza tradizionale, cioè quella occidentale, quella che per noi è tradizionale, ha fatto veramente passi da gigante. Per esempio nella cardiologia, quando una persona invece di morire da un giorno all'altro continua a vivere per anni, se non decine di anni, ok? Però in molti altri ambiti della medicina stiamo ancora a livello del medioevo e per quanto riguarda la salute maschile, secondo me la medicina tradizionale occidentale è ancora proprio a livello del medioevo in molte delle aree, comprese, per quanto possa sembrare assurdo, comprese le aree che riguardano gli ormoni, anche semplicemente quelli steroidei. Ok, con questo è tutto. Io ragazzi vi ringrazio per i feedback, sono veramente utili per non solo per me, ma per tutti noi, perché seppure questi video siano gratuiti e sicuramente non possono avere la completezza di un percorso a pagamento, ma comunque stiamo cercando di fare del nostro meglio, di dare qualcosa a voi, qualcosa che possa essere utile, che po possa aiutarvi nella vostra vita. E se ci riusciamo, quando ci riusciamo, avere questi feedback positivi è veramente utile, perché di feedback negativi io vi assicuro che siamo già pieni a prescindere. Chiunque si espone un minimo, chiunque dica qualcosa su internet, qualche propria opinione, qualche propria ricerca, insomma qualsiasi cosa, di critiche te ne arrivano a valanghe, soprattutto adesso con i social, mentre di feedback positivi, di feedback da persone che hanno applicato qualcosa e hanno avuto dei risultati, non arrivano così spesso. Sicuramente nei corsi a pagamento, perché quando una persona paga, effettivamente poi è anche più motivata ad applicare. Ma dai video gratuiti questi feedback spesso non arrivano. Per cui quando lo scrivete, per esempio, grazie per il video, l'ho trovato decisamente interessante, a noi fa molto piacere. Non è una questione di autocompiacimento, di ego, ma proprio una questione di sapere che abbiamo aiutato qualcuno, che ha funzionato, che ha senso continuare in quello che stiamo facendo. Quindi io per questi feedback e anche per le domande vi ringrazio. Sappiate che noi vi vogliamo bene, altrimenti non avremmo mai fatto un progetto come quello che state osservando, come quello che state seguendo, il cartello italiano della seduzione. Quindi sappiatelo, noi vi vogliamo bene, scrivete le vostre domande e prima o poi noi risponderemo a ognuna delle vostre domande. Un abbraccio a ognuno di voi e a presto, amici.